ora di pranzo, quindi ora di remix. Oggi è domenica, quindi il remix prevede il meglio di tutta la settimana. Buon pranzo. Oh, signor Fumagalli, buongiorno. Oh, bella raga. Bene, lei su cosa ha fatto la tesina? No, non sono fatto di chetamina. No, questo non mi interessa, la tesina. Ah, è sulla rivoluzione albanese. Francese. Che cazzo ho detto io? Fumagalli, innanzitutto moderi i termini perché così non ci siamo, Ma tua madre? Cosa? No, nel senso la rivoluzione calabrese. Francese. Quella, la rivoluzione albanese è finita. Dalla cifra. Sì, questo lo so, ma per esempio quando inizia? Ma che cazzo ne so? Ma lei ha studiato? Gesù impanato. Lei è bocciato! Gesù incastrato. Esca! Una pesca. Se ne vada, cazzo! Ok, scusi, non volevo, ci vediamo l'anno prossimo. Ma spero di no! Arrivederci, vaffanculo! Tu domani andrai nella giungla e ti incontrerai con quelli del cartello di Medellin e saranno loro a darti le foglie di coca. E mi raccomando, stai attento ai guerriglieri, quelli sono pericolosi. Se ti prendono e ti torturano, non parlare, pensa alla coca. La coca. Se ti vogliono tagliare un orecchio, tu fattelo tagliare, ma non parlare, pensa alla coca. Se ti vogliono impalare, zitto, pensa alla coca. E adesso vai! Coca. 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 Ma che stai scherzando? Comunque ho sempre avuto un debole per le persone che restano. A casa loro, lontano da me. E senza rompermi i coglioni. Il lonfo. Il lonfo. Il lonfo non va terca. Il lonfo non va terca. Ne gruisce. Ne gruisce. E molto raramente barigatta. E molto raramente barigatta. E quando soffia il bego. Quando soffia il bego. Abisce, bisce. Ma... Tu non ride. No. Tu non ride. No. Ricominciamo. Il lonfo. Il lonfo. Il lonfo non va terca. Il mostro non va terca. Ne gruisce. Ne urinte. È molto raramente barigatta. È molto raramente barigatta. Ma quando soffia il bego? Ma quando soffia il bego, vai. Quando soffia il bego? Abisce, bisce. Bisce, bisce. Sdilenca un poco. Diventa poco. Ignagio. Ignagio. Sarchipatta. Cappicappa. Oh, no, Cammeggia, e lo sai. Come ti chiami tu, scusa? Sonia. Sonia come? Sonia Lorenzini. Ma sei una VIP? No, non mi ritengo una VIP. Meno male, c'è una cosa buona questa. Dimmi, Alfonso. No. Ma secondo te se ne è accorta che hai raggiunto 100.000 su TikTok? Ma va, questa è una rincoglionita. Pensa solo a fare video e non si accorge di questi traguardi importanti. Ma glielo dici tu o glielo dico io? Guarda, diglielo tu, perché se glielo dico io, asalo da testa ai piedi. Si può? Ale, volevo solo dirti che hai raggiunto i 100.000 qui su TikTok. Non so se te ne eri accorta. Grazie! 100.000 sono i grazie che io devo ad ognuno di voi, veramente, sono molto molto emozionata. Per quanto possa essere una cosa insignificante per molti, per me invece ha un grosso significato, perché ho deciso di intraprendere questa strada e pian pianino spero proprio di farla diventare un vero e proprio lavoro. Quindi grazie mille ad ognuno di voi. E se qui siamo 100.000, però nell'altro canale su YouTube siamo un po' meno, quindi se vi va vi invito ad iscrivervi anche là e grazie a tutti, vi amo tantissimo. Voglio un po' di fresco, fresco, fresco! Il fresco ci vuole. Fanacos, chieda quel ventilatore. Quello inglese. E me qual è il problema? Fresco, si dice cool. E ventilatore? Fun. Ehi! Fun cool! Ammamate! Assorte! Assorte! Maresciallo dei carabinieri voleva che suo figlio sembrava uno strumento musicale. Perché un vicino, un figlio suonava la chitarra, capito? E allora magari suo figlio va a suonare uno strumento, ma uno strumento bello, uno strumento completo, la fisarmonica. Mi salvo un iscivo di pomeriggio, si andiamo al negozio, come si chiama? Chisto, come si chiama? NF Light. Stasera in c'era il commesso, ci disse scusi, le fisarmoniche un su, da bagno, ci sono tutte quelle che vuole, scelga. Chi sto va da banna, salvo, passa un'ora, due ore,
3 ore, 4 ore, 5 ore, dopo 5 ore torna tutto surato con questo suo prodotto in mano che mi si è scecata. Ho commesso dalle auto e disse, scusi, ma lei per caso chi è carabinieri? Perché era in borghese, no? Chi è carabinieri? Dice, come io? Maresciallo! Dice, ma come l'ha capito? Dice, a mezzo a 300 fesamone che si è scippato e mo se fanno da muro. La pubblicità che dice vita snella, l'acqua che elimina l'acqua, cazzo ce ne frega a noi dell'acqua che elimina l'acqua, noi vogliamo il grasso che elimina il grasso, le basi. Sono alta 1,50 m con il balsamo, però con la piega e il balsamo giusto posso arrivare anche a 1,75 m circa, poi dipende da chi mi fa la piega. No! No! La piega! A domani!